E bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. Due trafficanti di stupefacenti arrestati e oltre 4 kg di eroina sequestrati. È il bilancio dell'operazione condotta dai finanzieri del comando provinciale di Pescara, coordinata dalla procura del capoluogo adriatico, il servizio di Alfredo Primante. L'indagine dei finanzieri di Pescara è partita dall'arresto ad aprile di quest'anno di un corriere della droga albanese proveniente da Bari con indosso 2 kg di eroina purissima fermato al terminal bus di Pescara Centrale. Seguendo la pista del traffico di droga, le fiamme gialle sono arrivate ad individuare due fratelli, anch'essi di nazionalità albanese, residenti a Montesilvano, che tenevano le fila del traffico tra la Puglia e l'Abruzzo. Così questa mattina all'alba una ventina di uomini e unità cinofile hanno messo in atto il blitz e gli arresti su ordine della procura adriatica, sequestrando complessivamente 4 kg di eroina purissima. I finanzieri seguivano da mesi gli spostamenti degli arrestati e nel mese di giugno, in occasione di una cessione di stupefacente che doveva avvenire in una località del Foggiano, erano riusciti ad acquisire elementi utili ad individuare il nascondiglio della droga dei due trafficanti nelle campagne di Casalbordino in provincia di Chieti, dove tra i vigneti le fiamme gialle avevano trovato una pala e delle buste di plastica. Scavando era saltata fuori anche la droga chiusa in alcune buste, 4 panetti di eroina dal peso complessivo di 2,1 kg. Così il GIP del Tribunale di Pescara, concordando con le richieste della Procura, ha disposto gli arresti odierni con i due fratelli, già gravati da precedenti, finiti nel carcere di San Donato. Una donna di 87 anni al GISA Malo Spiriti è deceduta in seguito ad un'intossicazione di monossido fuoriuscita dalla canna fumaria della caldaia. E salva sua nuora di 50 anni, intossicata anche lei, è portata d'urgenza al Mazzini di Teramo dal 118. Dovrà sottoporsi a camera iperbarica, ma sembra fuori pericolo. La tragedia è avvenuta in una palazzina a due piani a Morro d'Oro. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Notaresco, l'anziana sarebbe salita al piano di sopra dalla nuora per procedere e preparare dei dolci di Natale. Ad un certo punto la cinquantenne, per scaldarsi, avrebbe apposto della carta di giornale sul sistema di aerazione di sicurezza della caldaia, la cui canna fumaria, sempre secondo gli accertamenti dei militari, presentava una microperdita. Così facendo l'ambiente si è saturato di monossido, con la cinquantenne trovata poi dal marito in stato di incoscienza nel salone, mentre l'87 era a terra già deceduta nel cucinino. I carabinieri hanno messo sotto sequestro il cucinino e la caldaia per gli accertamenti del caso. Legge di bilancio, l'Aquila dimenticata dal governo. Bocciati tutti gli emendamenti dell'onorevole del PD Stefania Pezzopane. Sulla restituzione della tassa il 31 dicembre scade la proroga. Il servizio di Daniela Rosone. Legge di bilancio, alla Camera bocciati emendamenti vitali per il territorio aquilano. La denuncia è della deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane. In conferenza stampa, la prima nell'inaugurata da poco sede storica del PD in via Paganica, due sono le questioni al momento più importanti: la restituzione delle tasse, perché il 31 dicembre scade la proroga, e la situazione del personale precario. E adesso con questa bocciatura rimane solo il passaggio al Senato. In particolare noi abbiamo due questioni tra le tante. Quella delle tasse. Ho letto una dichiarazione del sottosegretario Vacca che dice che la risolveranno. Ho capito, ma quando, come? Va risolta ora, perché il 1 gennaio le aziende saranno costrette a chiudere i battenti e in qualche modo a dover restituire le somme sospese. E poi la questione dei bilanci dei comuni. Io non voglio ricordare, ma insomma negli anni passati avevamo già ampiamente risolto il problema dei bilanci dei comuni in questi tempi, addirittura lo scorso anno nel decreto fiscale in estate. Quindi arriviamo sempre all'ultimo momento e questo non è positivo, e credo che ci sia un atteggiamento molto grave. La verità è che dall'agenda politica il terremoto del 2009 è scomparso e ogni tanto fanno una comparsata, ma la sostanza è che rimangono le bocciature. Questi sono i fatti.
Il sottosegretario alla ricostruzione, Vito Crimi, che ha fatto un'improvvisata all'Aquila dopo la nomina, ha fatto alcune promesse, dice la Pezzopane. Il tavolo della regione comunque si riunirà il prossimo lunedì e deciderà se fare comunque una manifestazione di protesta. A sorpresa, soprattutto perché dopo la sua nomina non si era fatto né vedere né sentire. E c'è stato un tavolo alla regione, il tavolo alla regione ha minacciato una manifestazione ed ecco qui che il sottosegretario Crimi è venuto. Bene, abbiamo avuto un confronto importante e però anche lì, come se si nascesse ora, il governo è da giugno che è insediato, tanti problemi li stanno affrontando, perché quello dell'Aquila e per quelli dell'Aquila si parla sempre al futuro? In questa legge di bilancio hanno fatto di tutto di più, c'è ogni cosa plausibile, ma sull'Aquila non c'è niente. È stato ufficializzato questa mattina il nuovo coordinamento tra gli aeroporti di Pescara, Ancona e Perugia. Vediamo. Abruzzo, Marche ed Umbria si mettono insieme per chiedere al governo un pacchetto di interventi eccezionali, come era già avvenuto per Sicilia e Sardegna, che si traducano in attività per potenziare l'incoming e nuove strategie in chiave turistica e commerciale. È l'iniziativa presa dal presidente della Saga Enrico Paolini. La società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara si è fatta capofila tra i tre scali delle tre regioni del centro Italia. Affinché, spiega Paolini, i piccoli aeroporti rappresentino il futuro della mobilità, perché tra 10 anni continua, i grandi scali saranno ormai saturi. Siamo qui in riunione con i tre presidenti di Perugia, Ancona e il sottoscritto per l'aeroporto d'Abruzzo per costituire un coordinamento tra i tre aeroporti delle tre regioni del centro Italia, Umbria, Marche ed Abruzzo, che possa poi porre su nostra iniziativa al Ministro dei Trasporti l'idea di un tavolo tecnico per aprire una trattativa e un confronto sulle prospettive strategiche di questi aeroporti medi del centro Italia, delle tre regioni pluriterremotate purtroppo che hanno subito in questi anni grandi danni, per chiedere non soltanto dei benefit e delle facilities relative al fatto che queste tre regioni terremotate dovrebbero essere aiutate sull'incoming, sugli stranieri, come peraltro il governo ha sempre sostenuto, ma anche per fare proposte nuove, strategiche per i prossimi 10 anni, perché come tutti sanno i grandi aeroporti si satureranno nei prossimi 10 anni e siccome ci saranno decine di milioni di passeggeri nuovi, ci sarà il problema di lanciare e di fornire a questi passeggeri la possibilità di usare aeroporti nuovi, intermedi come i nostri. Emergenza sicurezza a Pescara nelle periferie, secondo il Movimento 5 Stelle, con usura, spaccio, prostituzione e racket. Ne ha parlato oggi in conferenza stampa il consigliere Domenico Pettinari, che è tornato a chiedere una maggiore presenza di forze dell'ordine. Il servizio di Paolo Renzetti. Pettinari, abbiamo ascoltato alcune testimonianze di residenti in via Rigopiano, ma non solo, che sono esasperati da tutto quello che accade ormai da troppo tempo, parliamo di soprusi, minacce e tanto altro. Lei questa mattina torna per l'ennesima volta a denunciare quello che accade nelle periferie della città di Pescara. Sì, il focus è su tutte le periferie. Problemi degli sfratti degli occupanti abusivi. In questo momento abbiamo circa 150 abitazioni dell'ATER occupate abusivamente nella provincia di Pescara. Di queste circa l'80% sono detenuti dai criminali pluripregiudicati, un dato altissimo, cioè che significa? Ci sono persone che delinquono all'interno delle case popolari, spacciano droga, questo è il reato maggiore, quindi utilizzano l'alloggio popolare per illeciti, arricchendosi all'interno dell'alloggio popolare perché riescono ad incassare circa 1.000-2.000 euro al giorno, udite udite, e pagano di affitto esclusivamente 15 euro al mese. Quindi queste persone devono essere battute fuori di casa, senza se, senza ma, non possiamo fare sconti a nessuno e quindi chiediamo di far ripartire i cosiddetti sfratti degli occupanti abusivi. Noi non ce la prendiamo con la povera gente, perché ci sono anche persone veramente che hanno bisogno, i cosiddetti morosi, senza colpa e quanto. Noi ce la prendiamo con i delinquenti, con i criminali abusivi che utilizzano l'alloggio per gli illeciti. Poi c'è il racket del subaffitto, di cui non abbiamo mai parlato, e soprattutto in via Ricopiano, sa cosa fanno? Si occupano abusivamente le abitazioni e un soggetto tipo occupa 10 case
abusivamente, una se la prende per sé, altre 9 le subaffitta e quindi guadagna anche soldi dagli altri abusivi che entrano nel subaffitto gestito da loro. Quindi il pubblico, il patrimonio pubblico perde tutto, la regione, e loro incassano anche dal racket del subaffitto che si faceva 30 anni fa a Roma, iniziò 30 anni fa a Roma, ma adesso sta nascendo anche qui da noi, qui in Pescara, in provincia di Pescara e non solo, anche in regione Abruzzo. Cosa succede nella zona dove lei abita? Succede che si è morta una signora, adesso circolano già le voci che vogliono entrare altre persone dentro, però noi abbiamo già chiamato i carabinieri che queste chiavi davanti alla legge hanno detto che le devono consegnare all'istituto, e la forza pubblica, sarebbero i carabinieri, hanno accettato questa firma che le chiavi le consegnavano all'istituto autonomo del popolare. Adesso vediamo se la legge italiana realmente funziona solo per gli ignoranti e onesti cittadini oppure funziona per i delinquenti. Rubati pacchi di Natale Amazon dalle poste centrali. Indaga la polizia, ma le telecamere di sorveglianza sono state manomesse. Il servizio di Daniela Rosone. Sarà un Natale amaro per alcuni aquilani che saranno costretti a ricomprare i regali di Natale dopo la visita dei ladri al centro di distribuzione delle poste in località Centicolella. I ladri hanno portato via in sostanza i pacchi Amazon con i regali di Natale più costosi. Probabilmente il loro vero obiettivo era quello della cassaforte, dove però non hanno trovato il bottino che speravano. A quel punto hanno deciso di buttarsi sui pacchi Amazon contenenti i regali di Natale, scegliendo quelli che dalle indicazioni apparivano come più costosi, contenenti soprattutto articoli di tecnologia. I ladri, dopo aver fatto razzia di regali di Natale, sono riusciti a fuggire. Le indagini vengono portate avanti dalla squadra volante della questura, diretta dal dottor Giuseppe Maria della Ragione. Però sono molto difficili a causa delle telecamere di videosorveglianza che sono state manomesse. A scoprire il furto sono stati i dipendenti della struttura al loro arrivo la mattina. Ponte nuovo promosso al collaudo, riapre al traffico sabato mattina. Il professor Marco Petrangeli, responsabile dei lavori, commenta: gli allarmi erano largamente infondati. Vediamo. Con ordinanza dell'ufficio viabilità della provincia di Chieti sarà riaperto al traffico sabato 8 dicembre il ponte nuovo lungo la strada provinciale 111 che collega Lanciano ad Atessa e alla zona industriale Val di Sangro. Le prove di carico a cui la struttura è stata sottoposta con 4 camion da 180 tonnellate complessive hanno dato esito positivo. Gli allarmi erano largamente infondati, spiega l'ingegnere Marco Petrangeli, professore associato all'Università d'Annunzio di Tecnica delle Costruzioni. Il ponte sul Sangro è in uno stato discreto di conservazione. Tuttavia la chiusura ad agosto scorso della struttura, che ha oltre 60 anni, precisa il responsabile dei lavori, è stata l'occasione per iniziare interventi di riabilitazione. Praticamente si è lavorato sulla piattaforma con interventi di impermeabilizzazione, rifacimento dei giunti, ma soprattutto il ponte è stato alleggerito del pacchetto di asfalti e bitumi accumulato negli anni fino ad uno spessore di 20 cm. La struttura, insomma, gode di discreta salute. A dimostrarlo sono state le prove di carico effettuate, molto severe, spiega il professore, mettendo la struttura sotto sforzo. Secondo i calcoli, con il peso della coppia di camion al centro della campata, il ponte si sarebbe dovuto abbassare di 5 mm e così è stato. Una volta tolto il carico, la freccia elastica è stata recuperata dal ponte, che è tornato nelle condizioni di partenza. Gli interventi non finiscono qui. Dopo la riapertura al traffico saranno seguite le prove colore per riverniciare quei bellissimi parapetti originali, preannuncia il professor Petrangeli. Il prossimo anno, quando saranno disponibili nuovi finanziamenti per intervenire anche sotto il ponte, saranno rimossi i collari delle pile, sostituendoli con un sistema di protezione più moderno ed efficace che ne migliorerà la resistenza sismica. Inoltre saranno eseguite opere di bonifica e protezione delle superfici di calcestruzzo che presentano zone di ammaloramento per corrosione delle armature. Ed ora ci occupiamo di sanità. La dottoressa Nevia Caputo, che da qualche giorno ha preso servizio come direttore della radiologia dell'ospedale di Teramo, si è presentata alla cittadinanza. Neuroradiologo specializzato in terapia endovascolare, arriva dall'Umbria, dove ha lavorato prima all'ospedale di Perugia e poi in quello di Terni. La dottoressa Caputo è particolarmente esperta nel trattamento degli angiomi, degli aneurismi e in quello prechirurgico delle lesioni espansive cerebrali. Il servizio.
Oggi è un giorno importante per questa azienda perché acquisisce una professionalità, per così dire, eccezionale, una casistica operatoria rilevantissima. È importante per non perdere nell'azienda sanitaria di Teramo questa vocazione nella neurologia, nella neurochirurgia, nella radiologia interventistica, nella cura degli ictus e dell'aneurisma cerebrale. È un passo importante perché in qualche momento avevamo anche avuto timore di perdere questa vocazione, perciò lasciamo alla ASL di Teramo un risultato significativo. Poi oggi annunciamo anche l'acquisizione di una risonanza 3 Tesla, una macchina estremamente preziosa, efficiente e importante in questo ospedale. Spero di poter avere un personale che mi aiuta e a cui io posso trasmettere le cose che sono riuscita ad apprendere e che adesso riesco a fare. Questo penso che siano gli aspetti fondamentali. Il lavoro si fonda sulla squadra affiatata che condivide gli oneri e gli onori. Non è un lavoro semplice perché abbiamo a che fare sempre con la vita delle persone, abbiamo a che fare con patologie molto gravi e che quindi richiedono il massimo dell'attenzione, il massimo dell'integrazione del personale che deve essere tutto estremamente affiatato e specializzato. Presentata a Palazzo di Città la seconda edizione della rassegna D'Annunziana, D'Annunzio e la bellezza, che dal 10 al 16 dicembre proporrà incontri, poesia, letteratura, musica, arte e premi al Museo delle Genti a cura dell'Associazione Eremo D'Annunziano in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Pescara in sinergia con la Fondazione Pescara Abruzzo, Croce Rossa Italiana, MIBACT e Archivio di Stato e con la partecipazione di ben 8 istituti superiori pescaresi. Prosegue la sinergia tra l'Associazione Eremo D'Annunziano e la Presidenza del Consiglio Comunale di Pescara con la seconda edizione di D'Annunziana, quest'anno dedicata a D'Annunzio il Volo, l'anno scorso era D'Annunzio e la Bellezza, quindi si ripropone un appuntamento fisso con la cultura della città e quest'anno la durata sarà più lunga, mentre l'anno scorso furono dedicati 3 giorni alla rassegna, quest'anno durerà una settimana in quanto si sancisce una collaborazione con il Museo delle Genti d'Abruzzo e pertanto la rassegna consisterà oltre che in manifestazioni culturali, convegni, incontri presso le scuole, anche in mostre che si terranno presso i saloni delle Genti d'Abruzzo. Una serie di incontri numerosi dalla mattina alla sera che si svolgeranno presso la nostra città per mantenere vivo il rapporto tra la cultura e il tessuto cittadino. La manifestazione più importante sarà sicuramente quella di sabato 15 con la presenza del regista Fernandez con la proiezione del film dove saranno presenti oltre 200 studenti e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, l'ingresso ovviamente è gratuito. I fondi dell'organizzazione sono a contributo per metà della Presidenza del Consiglio Comunale e per metà dell'Associazione Eremo D'Annunziano. È pronto l'albero di Natale montato in piazza Plebiscito a Lanciano, l'accensione è programmata per questo pomeriggio alle 18.30. È stata realizzata in una giornata di lavoro la base piramidale in legno lamellare che darà vita al nuovo albero di Natale in piazza Plebiscito a Lanciano. In mattinata, sotto lo sguardo attento e vigile dei passanti, è stata posizionata anche la stella di oltre un metro in cima alla struttura che cattura lo sguardo da Corso Trento e Trieste. La visibilità da più lontano possibile era infatti una delle caratteristiche principali del progetto presentato da Donato Di Campli e Trovatec all'amministrazione comunale. I lavori iniziati di buon mattino sono proseguiti per tutto il pomeriggio con il posizionamento dei fili luminosi a LED che dalla presentazione ufficiale sono aumentati da 6.000 a 8.800 punti luminosi. È la luce infatti un'altra delle peculiarità del progetto firmato dall'architetto Carmine Mergiotti. I fili di LED saranno raddoppiati alla base, spiega l'architetto, per conferire maggiore potenza luminosa proprio nel punto dove si diraderebbero. Non resta quindi che attendere l'accensione, che avverrà alle 18.30 della vigilia dell'Immacolata Concezione e poi via libera ai commenti dei lancianesi, che sembrano dimostrarsi sempre più esigenti.
Passiamo alla pagina sportiva. Questa sera alle ore 21, anticipo della 16ª giornata di Serie B tra Pescara e Carpi, con la direzione di gara affidato a Maggioni di Lecco. Nel Pescara ci sarà il debutto in campionato per Scognamiglio, mentre in attacco tornerà titolare Monachello. A centrocampo rientrerà Memushai, mentre Melegoni può strappare una maglia da titolare a discapito di Machin. Sul fronte Carpi, confermata la presenza tra i pali del neoportiere Piscitelli. Il tecnico Castori presenta la partita e mostra la sua stima verso l'allenatore biancazzurro Pillon. Il servizio. Allora, intanto io, baby, ci siamo affrontati quando lui era a Treviso e a Torino, quindi è passato qualche anno. E è sempre un piacere ritrovarlo, un allenatore bravissimo, un allenatore esperto, molto equilibrato, e lo dimostrano i risultati per lui. Quando io rilevai il Carpi, rilevai una squadra appunto che aveva dei criteri giusti di concepimento dell'aspetto tattico soprattutto, anche se poi noi cambiamo un po', no? Però linea di massima la squadra, lui sa dare molto equilibrio alle sue squadre, è un allenatore che ha una grande conoscenza della categoria, e i risultati del Pescara ne stanno a confermare e a testimoniare il suo valore. Per noi è una partita difficile come lo sono tutte, perché alla fine è sempre così. Però io guardo e analizzo soprattutto quello che è il nostro atteggiamento, il nostro modo di fare, che ho trovato estremamente positivo nella partita con Lecce, perché a mio avviso nelle 10 partite che ho disputato, che la squadra ha fatto sotto la mia gestione, quella con Lecce è stata la migliore. Al di là del risultato per il quale non siamo stati premiati, l'atteggiamento, la prestazione è stata ottima, e quindi vuol dire che la squadra ha acquisito un certo trend di rendimento e su questo noi dobbiamo ripartire. È una squadra di qualità a Pescara, gioca in casa, vorrà sicuramente fare il risultato, ma lo dobbiamo fare anche noi, quindi sarà una partita in cui noi andiamo con il preciso intento di portare via dei punti, non ci sentiamo, abbiamo grande rispetto, ci mancherebbe altro, sappiamo che è difficile tutto, però ecco, abbiamo la consapevolezza che possiamo riuscire a fare il risultato a Pescara. Ed ora ci spostiamo in Serie C, seduta di rifinitura stamattina per il Teramo, che domani affronterà in trasferta il Vicenza. Tante assenze in casa abruzzese, ma anche la buona notizia del recupero di Caidi in difesa. Si torna al 3-5-2, per le ultime andiamo al Bonolis, Dania, Cantagalli. Il Teramo domani torna in campo al Romeo Menti di Vicenza per affrontare una squadra che è reduce da una vittoria importante in trasferta contro la Ternana. Il Teramo però dal canto proprio deve provare a tornare alla vittoria che manca da più di un mese. Biancorossi che comunque sono reduci dalle ultime 5 gare di campionato in cui hanno racimolato 2 punti, quindi perlomeno fare punti domani sarà d'obbligo. È una partita da giocare intanto, perché comunque giochiamo contro una squadra che come tradizione calcistica è molto importante, e quindi poi il campo può dire cose diverse, però in questo momento è una squadra tra l'altro ben allenata e ben organizzata da un punto di vista tecnico-tattico, formata da bravissimi calciatori, quindi niente, arriviamo con la consapevolezza di continuare a lavorare e di aver lavorato bene per poterla affrontare. Da quando sono arrivato qui parlo di consapevolezza, bisogna essere consapevoli del materiale che si ha a disposizione e andare a affrontare la partita con quel materiale a disposizione. Maurizi tornerà al 3-5-2, abbandonando almeno temporaneamente il 3-4-3 visto contro il Renate. Non ci saranno Speranza, Barbuti, Spighi e Vitale, infortuni già noti nei giorni scorsi. Recupererà però l'allenatore biancorosso Caidi, che sarà importante non solo in difesa ma anche nello sfruttare i calci piazzati. Ballottaggio in avanti tra Piccioni e Bacio Terracino, con il primo però in pole position rispetto all'attaccante ex Lumezzane. Zecca dovrebbe chiudere il reparto d'attacco con Fiordaliso, che invece in difesa dovrebbe essere preferito dal Tobelli, che ricordiamo è ai nastri di partenza nel prossimo mercato di gennaio. Ci tengo a precisare che in questa gestione questa squadra non ha subito con nessuna squadra, anzi, come potete, so che molti di voi hanno la piattaforma WeScout, come potete vedere da azioni fatte, subite, possessi palla e bla bla bla, il Teramo si è sempre giocato la partita alla pari con tutti.
Gaeti è un giocatore importante sui calci piazzati, ma è un giocatore importante anche all'interno dell'organizzazione tecnico-tattica della squadra e anche a livello caratteriale. E quest'oggi in conferenza stampa non sono state concesse dalla società biancorossa domande in riferimento alle parole del presidente Luciano Campitelli della scorsa settimana, però Maurizio ha parlato così degli stimoli arrivati dal numero uno biancorosso. Credo che intanto il presidente è sempre una persona carismatica e importante all'interno della sua società, d'altronde è sua e la gestisce come meglio crede. E quindi è sempre importante la sua presenza perché comunque dimostra attaccamento, però credo che gli stimoli debbano arrivare dall'interno dei calciatori, non dall'esterno, perché soltanto in quel caso saranno liberi di interpretare la gara, e questa è la differenza tra i grandi calciatori e i giocatori di media qualità. Non è nella tecnica, nella tattica, ma nella motivazione interna, che deve essere sempre molto, molto forte, indipendentemente da quello che succede all'esterno. Andiamo in Serie D. In vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, le squadre abruzzesi saranno in campo tutte domani per la 16ª giornata. Un solo derby, quello del Fadini tra Giulianova e Pineto, due squadre in ottime condizioni. Intanto sono tanti i movimenti di calciomercato effettuati in questi giorni. Il più altisonante è il trasferimento dei centravanti Matheus dos Santos dell'Avezzano al Francavilla. Il servizio di Andrea Costantini. È entrato nel vivo il mercato dei dilettanti e lo si capisce dal tenore di alcuni colpi. Il principale lo ha messo a segno il Francavilla, che ha tesserato il centravanti brasiliano Matheus dos Santos, che in riva all'Adriatico proverà a ritrovare quella vena realizzativa smarrita nella prima parte di stagione ad Avezzano, dove lo scorso anno era una macchina da gol. La società del presidente Candeloro ha definito anche l'arrivo di Davide Montagnoli, esterno seconda punta, lo scorso anno al Castelfidardo. Innesti già a disposizione per il match di domani al Valleanzuca contro il Sant'Arcangelo, una vera e propria rivoluzione, peraltro annunciata ad Avezzano, dettata dal cambio della proprietà, dal contenimento dei costi e dal nuovo obiettivo, la salvezza. Dopo Alessandro sono andati via in questi giorni anche Menna, Sbardella, Cerone, Dos Santos. Ufficializzati invece gli arrivi del difensore centrale Daniel Di Nicola, dalla Massese, avezzanese Doc, figlio del bomber Davide, il centrocampista Leo Grazioso dal Castelfidardo e l'attaccante Ettore Padovani dalla Torres. Per quest'ultimo si tratta di un ritorno in biancoverde. L'Avezzano attende poi risposta dall'attaccante Saverio Pedalino, che si è svincolato dal Pineto e sul quale ci sono anche gli occhi di Giulianova e Jesina. Domani al De Marzi, già partita importante contro la Savignanese per mettersi alle spalle lo stop di Isernia e togliersi dalla zona pericolosa di classifica. Movimenti significativi anche per la migliore abruzzese del girone, il Notaresco. Il presidente Di Giovanni e il DS De Angelis hanno perfezionato le uscite del terzino Edoardo Labarba, finito al campo basso, dell'attaccante Francesco Pretarulo e del difensore Flavio Cianci, e poi tre movimenti in entrata: il terzino Ferdinando Sieno, ex L'Aquila proveniente dal Pineto, il centrocampista Alessio Rucci, anch'egli ex aquilano e proveniente dal Savoia, e l'esterno Fabio Laringe dalla San Giustese. Sieno e Laringe sono under classe 98. Per la squadra di Cudini domani test casalingo contro il Monte Giorgio per ritrovare una vittoria che manca da tre giornate e mantenere la zona playoff. Novità anche a Vasto: dopo Palumbo a inizio settimana la società del patron Bolami ha piazzato due innesti di qualità. In difesa il centrale Luca Sbardella, ex Chieti e proveniente dall'Avezzano. A centrocampo il regista Stefano Capellupo, prelevato dall'Olginatese lo scorso anno in C con il Fano. Domani ore 18 match sulla carta proibitivo a Cesena, ma il tecnico Montani non vuole partire battuto. È una partita bella che vogliamo affrontare e tutti quanti siamo pronti, quindi per quanto riguarda la preparazione motivazionale si prepara da sola. Però deve essere un piacere, ma allo stesso tempo me la voglio godere bene con i ragazzi, perché dobbiamo fare una gran partita. Mi aspetto una risposta forte da parte della squadra, perché ripeto, la vittima sacrificale non esiste. Noi dobbiamo andare a giocare la partita assolutamente a viso aperto, affrontiamo una squadra forte, ma noi in questo momento abbiamo anche le nostre frecce nel nostro arco. Hanno cambiato poco Giulianova e Pineto, che domani al Fadini daranno vita all'unico derby di giornata. E non è un caso che abbiano fatto pochi movimenti, visto che sono le abruzzesi più in forma del momento, separate da soli due punti. Il Giulianova, che oggi festeggia il 94esimo compleanno, sente profumo di playoff, viene da tre vittorie consecutive, ma dovrà fare a meno di Antonelli e Tozzi Borsoi. Il Pineto ha vinto 6 delle ultime 7 partite, il neo attaccante Fratangelo dovrebbe partire dalla panchina.
Milano è una squadra che rispettiamo tantissimo, rispettiamo il suo blasone e il suo campo, il Fatini, che è un campo difficile dove giocare, però l'affrontiamo con serenità. La squadra oggi si sta esprimendo bene, ha trovato una quadratura e i ragazzi ci credono. Sicuramente faremo una partita gagliarda, perché è quella che dobbiamo fare se vogliamo uscire indenni dal Fatini. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buon proseguimento di giornata.